Salve a tutti e ben ritrovati. In questo video vedremo come sostituire il pacco batterie di questo avvitatore nel caso specifico di questo Black & Decker a 2,4 volts. Allora, come prima cosa dobbiamo svitare 1, 2 e 3 viti. Dopodiché dobbiamo sfilare questa molletta che c'è qui per staccare la testina. Fatto ciò, estraiamo la testina, facciamo attenzione, la lasciamo verso l'alto, altrimenti tutti gli ingranaggi escono fuori e potrebbe diventare un problema, e l'appoggiamo da qualche parte, magari così sul rotolo dello stagno. Dopodiché apriamo. Quindi dovremmo sostituire questo pacco batterie formato da tre batterie di 1,2 volts con queste batterie qui che ho acquistato. Questi tipi di batterie si chiamano batterie SC da 1,2. Io le ho prese da 2000 mAh. Quindi vediamo come fare questo pacco di batterie. Allora, seguendo quello vecchio, abbiamo che la prima, che è qui, sarebbe il positivo. Quindi prendiamo questo polo positivo e lo incliniamo come è fatto questo. Poi questo che è il polo negativo andrà saldato con il polo positivo di un'altra batteria, con questo. Questo è positivo, togliamo questa etichetta, dovremmo saldare quindi questo positivo con il negativo, perché praticamente sono in serie. Allora, se le batterie si saldano in serie, cioè dal positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, si va a sommare la loro tensione. Quindi in questo caso sono 1,2 più 1,2 più 1,2, quindi diventerà 3,6. Mentre se si collegano in parallelo si va a sommare, la tensione resta uguale, quindi in questo caso anche se sono 3 batterie o 4, 5, 6 resterà sempre 1,2. Quello che aumenta, però questo ti farà attenzione, devono essere batterie della stessa dimensione, cioè in questo caso sono tutte batterie da 200 mAh, si aumenta la capacità e quindi l'amperaggio, e questo si traduce in maggiore durata della batteria, di carica della batteria e quindi di scarica. Ma nel nostro caso specifico dobbiamo sommare la tensione e quindi diventerà una batteria, un pacco batterie di 3,6 volt, sempre di 2000 mAh. Quindi andiamo al nostro positivo, negativo, dobbiamo saldare con il nostro positivo. Quindi questo andrà saldato di qua. Così. Quindi questo andrà saldata qua con questa. Mettiamo un po' di stagno prima qua. Un po' qua. E poi li uniamo. Terza batteria, togliamo questo cappuccio da questa e quest'altro cappuccio da qua. Questa la possiamo anche rompere. Serve più che altro per l'alloggio, in modo tale che stanno fermi all'interno dell'avvitatore. Questo va sul positivo e lo dobbiamo rimettere qua. Così.
mentre questo va nel negativo. Così. Che poi andrà lo spinotto qua dentro. Quindi di qua abbiamo fatto quindi positivo, che è la prima linguetta, negativo, questa la possiamo tagliare, positivo, negativo, positivo, negativo, e ora andrà collegato con il positivo. Questa dovrà andare da questo lato qua, così. Mettiamo un po' di stagno qua. Un po' di stagno qui. E li saldiamo. Quindi qua avremo il negativo e qua il positivo. E abbiamo appunto 3,67 volts. A questo punto dobbiamo rimettere il pacco batterie all'interno del suo alloggio. Per comodità gli metto una striscia di nastro isolante che lega tra di loro le batterie. E poi dobbiamo ricollegare il positivo e il negativo. Per collegare il negativo, magari prima leviamo questa linguetta, poi prendiamo questa qui e la dobbiamo un pochettino tagliare, perché la spinetta è più piccola, quindi magari facciamola leggermente più piccola. Ci entra, ok, pieghiamo questo e rimettiamo il suo coperchietto, poi prendiamo il positivo ok e stringiamo un pochettino il connettore ci sta più aderente e rimettiamo tutto nel proprio involucro. Quindi riposizioniamo il motorino che si era staccato. Questo ha un alloggio che è il pulsante che va a entrare in questo buchettino qui, che sarebbe poi l'interruttore che fa fare avanti e indietro. Una volta chiuso, prima di mettere le vite e la testina, proviamo se funziona. Quindi da questo avvita, da questo lato svita. Poi mettiamo per il momento alla vite questa posteriore. Rimettiamo la testina in questo modo. Mettiamo nuovamente il gancio
che tiene la testina ferma. E proviamo. Ok, con circa 4 euro ho ricreato il pacco batterie e ho fatto rinascere questo avvitatore. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale e condividete questo video. Ciao!